Salve a tutti gente e benvenuti nel regno videoludico di Valfer Games. Io sono Valfer, il signore dei giochi, e bentornati, anzi benvenuti. Benvenuti nella lunga serie dedicata a Metro. Oggi partiamo con la serie dedicata al primo Metro, Metro 2033. Poi quando lo finiremo ragazzi passeremo a Metro Last Light, il secondo capitolo della serie, e infine, proprio infine, Metro Exodus. Ora, io ho già giocato il gioco, finito sia in passato che anche ultimamente, e lo rigiocherò di nuovo, ragazzi, con tutto il cuore per voi. Quindi, allora, modalità spartano, sopravvivenza, quindi modalità normale, e modalità normale, che già è abbastanza difficile di suo. Allora, no, va bene anche così, perché sennò è troppo buio. Nella galleria faceva più freddo. Miller e io eravamo ormai vicini alla superficie. Presto saremmo usciti nel vento urlante per farci strada con le armi in pugno tra gli incubi ancora ignoti che ci aspettavano lassù. Il mio lungo viaggio era quasi giunto al termine, ma avrei avuto il coraggio, la volontà di arrivare fino in fondo. Non si sa. Ehi, allora, quando hai lasciato la tua casa nella stazione, pensavi mai che saremmo finiti in un posto come questo? Senza sapere se stavamo per salvare il nostro mondo o per spedirlo dritto all'inferno. Che brutto rumore che fa sta scala. Perché c'è della miseria, si sta staccando. Aiutami, Miller! Caccia della miseria. Abbiamo fatto un bel volo. Per raggiungere la superficie dovremo attraversare l'avamposto militare, Artio. Ok, allora, con F si accendeva, WASD per spostarci. Non serve a niente qua perché tanto non si apre. Allora, diamo buono un'occhiata in giro. Allora, appunto 1. Nessun combattente dell'ordine ha mai vissuto all'Expo. Perché dovrebbe rischiare la vita per dei perfetti estranei? Non ne avrebbe motivo, forse anche loro come noi ritengono i tetri una minaccia. Non solo per la nostra stazione periferica dimenticata da Dio, ma per l'intera metro. Non saprei dirlo, d'altra parte una cosa è certa, non posso fare a meno di nutrire una profonda ammirazione per queste persone. A loro non importava quale fosse la nostra stazione di provenienza o le nostre credenze politiche o religiose. Ci consideravano esseri umani in pericolo e tanto era sufficiente quando ti arruoli nell'ordine e ti impegni solennemente a proteggere la metro. L'ultimo baluardo della razza umana, fino allo strenuo delle forze, alcuni sono convinti che un giorno proveranno. Ah, prevarranno. Ok, vabbè, scusate ragazzi, io ho l'Alzheimer. Comunque sia, alcuni sono convinti che un giorno prevarremmo, molti che la sconfitta sia inevitabile. Ciò nonostante nessuno di loro ha intenzione di gettare le armi e rinunciare a combattere. Ecco, questi erano i compagni di Hunter, e per me sarebbe un grande onore farne parte. E beh, infatti, Artyon durante tutta la storia di Metro diventa un ranger dell'ordine. Ok, c'è un vecchio computer ancora funzionante. Allora, apri la porta, dico. Qui sotto va tutto in malora. Usa questo sistema manuale ausiliario per aprire la porta. Aspetta che lo sto aprendo, visto che non funziona da sola. Ok, qui magari possiamo accendere la luce. Guarda se trovi delle munizioni e dei medikit in quelle casse. Ok, allora, intanto abbiamo aperto. Ci abbiamo acceso. Ok, filtri, munizioni, altre munizioni e altre munizioni. Qui c'è una porta. Ok, premi barra spaziatrice per saltare. E infatti si fa dei saltelli. Altro filtro e una maschera, forse non ce l'avevamo. Ok, allora. Uè, ok, ce l'abbiamo fatta. Ok, saliamo. Allora, occhi aperti, ho un brutto presentimento. Il gioco gioca, ragazzi, l'ho finito mesi fa, sinceramente. E anche anni fa quando lo giocai su console, Xbox 360. Finito e rifinito, però qui siamo nella versione Redux, quindi ci sono un po' di cose diverse, armi, oggetti in più che prima non c'erano in gioco di norma. Carica l'arma, ok. Sono pronto. Wait! Via dei coglioni! Subito!
cacchio di custodi. Non so poi neanche perché li chiamano così questi esseri, custodi. È la Madonna. Fatemi ricaricare un attimo. Che poi l'unico punto veramente debole che hanno è la faccia. Ma fatemi capire, me la prendete tutti con lui? Allora, se ve ne stavate nella vostra tana, forse campavate 100 anni in più. Siamo già con poche munizioni, allora. Allora, proviamo a tirare. Aspetta che provo ad aiutarti. Tiriamo insieme! Sei pronto? Allora. Premi rapidamente, Di continuo, dai, forza, 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 forza! Merda, pure a terra siamo caduti. Ok, però ce l'abbiamo fatta. Usciamo. Usciamo. Che bella giornata di sole! Benvenuti nel futuro, ragazzi. E come dico sempre su Fallout, lo dirò anche qui, che bel futuro di merda. Passo. Ti sento forte e chiaro. Passo. Siamo alla torre. Ripeto, siamo alla torre. Gli altri sono usciti. Alla faccia della torre. Affermativo. Abbiamo stabilito un contatto. Ormai dovrebbero essere dalle parti della torre. Passo. Ok, così per ricaricare la torcia. Ci contatteremo di nuovo quando saremo in cima alla torre. Così. Oh merda! Cacchio, ma guardate dove camminate, mi stavate mettendo sotto. Mannaggia. Lieto di vederti, colonnello. Cenno di saluto dopo che hai provato a mettermi sotto. Merda, ma quanti sono? Ma quanti custodi? Un'orda! E la Madonna! Mantenete la calma. Quanti sono però? Guardatevi la spalla, ragazzi. Ho il presentito che alcuni di loro ci attaccheranno. Che nella biblioteca. Andatevene. Ignorateci. Passate oltre. Bravi. Dovevi ignorarci, non ci hai voluto ignorare. Tenete le posizioni! Trota maledetta. Ma... ho finito le munizioni. Accoltellate! Accoltellate, ti prego. Accoltellate. Porca puttana! Attenti! Ma che situazione proprio! Sì, pure i demoni! Fantastico! Demoni, per modo di dire, ragazzi, non sono veri e propri demoni, eh! Sono delle creature che, di come si sono mutate, sono molto simili a demoni, come vedete. Dovevano essere forse dei pipistrelli prima, o qualcosa di simile. E siamo morti. Mi sa che siamo morti male. E invece no. Ah, ok, 8 giorni prima. Ma ormai quella era la nostra casa. C'era qualcosa di confortante nella routine, nel vedere le stesse persone giorno dopo giorno. Ma dopo l'intensificarsi degli attacchi dei mutanti, la stazione era in preda alla paura. Avevo 20 anni e non immaginavo cosa sarebbe accaduto il mattino. Avevo 20 anni, mamma mia. Comunque sia, ragazzi, a livello di audio, di musica e parlato in gioco, non ci sono impostazioni e cose che possiamo fare, è proprio già impostato di suo. Quindi non posso aumentare il volume delle voci o di altro, io ho già avviso. Metro, purtroppo, anche la versione remastered, praticamente, da Metro 2033 a Metro 2033 Redux, che è la versione che hanno fatto, quella più aggiornata del gioco, hanno sempre lasciato e mantenuto questo bug audio, dove la musica copre a volte il parlato, o il parlato copre la musica, quindi... sarà un po' un casino capire per voi alcune parti, lo sono anche per me, ma è proprio il gioco che è così. Artyom, sei sveglio finalmente. Hunter sì. Sta arrivando con notizie dalle altre stazioni. Andiamo. Sì, arrivo. Un attimino. Ok, quindi abbiamo 20 anni, siamo giovincelli proprio. Ok, quindi non c'è niente che dobbiamo prendere. Andiamo, Artyom. Sì, andiamo, andiamo. Merda, porci, malattia. Ne ho passate di peggio e non ho intenzione di... Qua la gente fa la vita di merda nella metro. Sì, Nikolai?
La stazione non potrà resistere ancora per molto agli attacchi. Dobbiamo fare qualcosa. Cos'altro possiamo fare? Pregare. Che continuiamo a subire attacchi da parte dei mostri mutanti. Aspettiamo di sentire cosa ci dirà Hunter. E le munizioni non dureranno in eterno. Nostro patrigno, che sarebbe questo qui praticamente, ha chiamato Hunter, un ranger dell'ordine che sta arrivando ad aiutarci. Salve. Qui ci sono gli sfollati di altre metro che arrivano e chiedono aiuto, giustamente. Allora. Niente visitatori. Era l'avamposto. Pieter! Lascialo stare, è ferito. Oh, sei tu. Alexei era tra i combattenti. Qualcuno l'ha visto? Il capitano ha detto che stava bene. Vieni, Alex. Spero. Salve, Artyom. Salve, chiunque lei sia. C'è niente di interessante e di utile qua in giro? No. Come sta? Ah, ok, lui è semplicemente lì di guardia. Non ci sono stati molti miglioramenti. Allora. Le nostre pattuglie si spingono ogni giorno a nord attraverso le gallerie e ogni volta rientrano accusando perdite. Alcuni vengono trucidati con assurda ferocia, molti riescono a scampare alla morte, ma solo per cadere preda della follia. Tuttavia l'unico modo che abbiamo per tenere lontani i tetri è inviare lì fuori amici, vicini e parenti. Quando non avremo più nessuno in grado di tenerla a distanza, quando porteranno i loro attacchi alla stazione, per noi sarà la fine. Nella stazione c'è chi sussurra che stiamo soltanto prolungando l'agonia, che non esiste più alcuna speranza. Sukhoi, mio patrigno, è capo della stazione e continua a sperare in un miracolo. È convinto che Hunter, un suo vecchio amico, possa salvarci. Hunter è un membro dell'Ordine di Sparta, una confraternita di combattenti che ha giurato di proteggere la metro da qualsiasi minaccia. Non esiste nulla che possa spaventarli, o per meglio dire, non esisteva. Poi sono arrivati i tetri. Due sono morti stamattina. I tetri non uccidono subito, ma danneggiano la mente delle loro vittime. Questo prima o poi le porta alla morte. Quanti feriti, porca porca poppazza, quanti feriti. Aspetta. Teneteli lontani da me. Allora, proprio qui come arriviamo all'ingresso già ci abbiamo l'infermeria, quindi ci sono i feriti. Hunter. I mutanti non bussano prima di entrare. Apri quella dannata porta. Appunto, questo è vero. I mostri non bussano. Benvenuto all'Expo, Hunter. Grazie. Ora chiudi la porta. È un pezzo che non ci si vede, Hunter. Lieto di rivederti, Alex. Salve, Artyom. Allora, Hunter, che sta succedendo nel mondo esterno? Non molto. Più che altro si sente parlare dell'Expo e dei non morti che infestano le vostre gallerie. Artyom, ho incontrato un tizio che vendeva vecchie cartoline di New York. Ho pensato alla tua parete. Oh, grazie, gentilissimo. Me la prendo. Questi non sono i soliti mutanti. Sono diversi. E di gran lunga peggiori. Tetri. Beh, qualunque cosa siano, il mio ordine ha un motto. Se è ostile, ammazzalo. I tetri non uccidono. Intrusi nel condotto di aerazione principale. Che cos'è? Stanno arrivando dall'alto. Cava solo questa. Ci sono dei feriti dietro questa parete. Kirill, porta il tuo gruppo nelle gallerie. Alex, dobbiamo restare qui e difendere l'atrio. Presto, Artyom, procurati un'arma. Procurati un'arma. Apri l'armadietto per darmi l'arma. Non si erano mai addentrati tanto nella stazione. Bell'ospedale, sentono l'odore del sangue. Mi sa che esce da qui. Oh merda. Ok, e l'ha ucciso. Allora. Mi ricaricare un attimo. Aiuto, non riusciremo mai a fermarmi. Aspetta.
zio. Non sono propriamente un cecchino. Madonna. Artyom, stai bene? Sì. Ma certo. È un cecchino coi fiocchi, il ragazzo. Lui è proprio cecchino. Niente tetri qui. Solo la solita feccia delle gallerie. Anche se non li vedi, i tetri sono qui. La loro arma è la paura. È questo che ha fatto fuggire i Nosalis attraverso le gallerie come topi. I tetri non sono dei semplici mutanti. Sono i nuovi homines, il passo successivo nell'evoluzione. Hai mai sentito parlare della guerra per la sopravvivenza? Ho una notizia per te. L'abbiamo persa. Che ti prende, Alex? Se volete andare al macello come pecore, accomodatevi pure. Io difenderò la mia vita con le unghie e con i denti. E trascinerò all'inferno con me parecchi di quei tuoi nuovi homines. Pensi di essere in un vecchio film, cowboy? Guardati intorno, Hunter. 10 soldati addestrati al combattimento, fatti a pezzi con la mente distrutta. Hanno distrutto il posto di guardia esterno! Santo Dio. Oh mio Dio. Mamma mia, che massacro. Quello è tipo diventato pazzo, quello sopravvissuto lì. Mamma mia. Che massacro, veramente. Lo sa il diavolo cosa sta succedendo là fuori, oltre il perimetro. Devo andare in ricognizione. Ascoltami bene, Artyom. Se non sarò di ritorno entro domani, vai alla stazione di Polis e cerca un tale di nome Miller. Spiegagli quello che mi è successo e raccontagli cosa sta accadendo nelle gallerie settentrionali. Mostra questo a Miller, così saprà che ti mando io. Adesso è tutto nelle tue mani, Artyom. Non deludermi. Ok, e abbiamo una missione. Arrivare a questa expo da un certo Miller e dargli la sua... Dobbiamo eliminarla, è chiaro? E dargli la piastrina di identificazione militare di questo Hunter. Non sarà facile, sarà sicuramente un lungo viaggio. Hunter non tornò. Non sarebbe stato facile trovare una scusa per lasciare la stazione e andare fino a Polis, ma avevo dato la mia parola. Venni a sapere che la carovana sarebbe partita alla volta di riga l'indomani e che aveva bisogno di guardie. Mi offrì volontario. Ok, e quindi siamo volontari già per partire e andare via, giustamente. Era ora, te la sei presa comoda come al solito. Prendi la tua roba e vai al binario. Gli altri ci stanno aspettando. Ci vediamo lì. E cerca di non scordarti nulla, Artyom. Sì, sì. Arrivo. Ok, munizioni, proiettili grado militare che sono una banconota praticamente, quindi soldi. Il nostro taccuino. Risuona la chitarra. Allora, un appunto. Allora, stiamo dedicando tutti i nostri sforzi alla difesa della stazione dalla minaccia terrificante, misteriosa e apparentemente invincibile dei tetri. Scusate lo sbadio, ragazzi, ma quando ci vuole. Da ore e ore che sto registrando, anche se non sembra, video di fila e sono stanchissimo. I nostri vecchi nemici, i Nosalis e i custodi, non sono stati dimenticati, e se non fosse intervenuto Hunter, queste belve si sarebbero abbattute sull'ospedale. Inorridisco al pensiero del bagno di sangue cui avremmo assistito, se Hunter fosse arrivato anche solo un'ora più tardi. E beh, questo è vero. Allora, di là non possiamo andare. Proseguiamo di qua, salve. Allora, di qua. Allora, premi M per aprire e chiudere la mappa con l'accendino e il taccuino con la bussola che ci dice poi anche la missione. Allora, ci serve arrivare noi pure all'armeria, giustamente. Qui ci sono delle armi. Salve, mi scusi.
Ma no, posso solo personalizzare, niente di che, quindi no, lascio perdere. Ecco, quello mi piacerebbe perché sembra un mitragliatore normale, ma in realtà è un fucile a pompa versione mitra. Allora, vorrei arrivare un attimo io all'armeria. Il tuo equipaggiamento, Artyom? Sì, sì, vado all'armeria, me ne occupo subito. Allora. Salve, Artyom. Hai salve. Bisogno di armi? Sì. Diamo un'occhiata. Tu fossi nato già col fucile calibro 5.45, prodotta nell'armeria. È poco precisa, e quando si surriscalda brucia come l'inferno. Per questo la chiamano bastarda. Ok, quindi un'arma chiamata la bastarda. Prendiamo. Spara a raffiche brevi, Artyom. Prendi anche delle munizioni. La solita vecchia storia. Okay. Ecco un caricatore universale per la batteria. Ok. E infine una maschera antigas. Indossala se attraversi delle zone radioattive o se dovessi salire in superficie. Kit di pronto soccorso dell'esercito, se serve. Non si sa mai. Ok, hai tutto quello che ti serve, amico mio. Prova l'arma nel mio poligono di tiro, se ti va. Ehi, cerca di non esporti troppo, ok? No, guarda, io tanto in un modo o in un altro devo andare. Arrivo un attimo qui e mi prendo anche delle munizioni extra, vediamo un attimo. Allora, queste qui sono le munizioni che ci servono, queste qua non ci servono, quindi le vendo. E dove sono le tue munizioni? Le mie sono qui. Affare fatto. Perfetto, e possiamo proseguire. Un giorno riusciremo a tornare in superficie. Non sono mai stato. Ciao Artyom, come stai? Allora, zio. Vieni, figliolo. Sei pronto a partire? Sì. Come probabilmente saprai, la nostra stazione sta stringendo un'alleanza con Riga. Mandiamo un paio di carrelli con aiuti umanitari, armi e altro equipaggiamento. Questo è il carico che dovrai sorvegliare. Non è un viaggio lungo e non dovrebbe essere troppo difficoltoso. Si spera. Artyom, un'ultima cosa prima che tu vada. Ho notato quanta stima nutri per Hunter. Ma la vita di un ranger è diversa dalla nostra. I ranger sono imprudenti per natura, persino violenti. A fare gli eroi non ci si guadagna nulla. Ti conviene tenerti alla larga dei guai. Scorta la carovana fino a destinazione e poi torna a casa il prima possibile. A presto, ragazzo. Ci sente il nostro patrigno, si preoccupa. Allora, un altro appunto. Tuttavia, Hunter ha raggiunto l'Expo, appena in tempo. Mi piace pensare che non si sia trattato di mera fortuna, ma che sia stato il destino a volerlo. Lo stesso destino che ha spinto Hunter ad affidarmi il compito di portare a Polis il suo rapporto sui Tetri. Ho sempre sognato di visitare Polis, il cuore pulsante della metro, la leggendaria capitale della nostra civiltà. Tuttavia, l'occasione di tramutare quel sogno in realtà si è presentata proprio nel momento in cui la mia stazione aveva un disperato bisogno di tutti i combattenti a disposizione. È giusto che abbandoni il mio patrigno ai miei amici nel momento del pericolo? Qual è il mio posto? Asserragliato sulle barricate, attaccato a loro o nelle stazioni remote che Hunter mi chiede di raggiungere? È una domanda a cui non so rispondere, ma ho scelto di mettermi in viaggio. La considero una chiamata del destino. Allora, da che parte di qua? Ok, dovrebbe essere da questa parte. Sì, ecco. Salve, allora sei pronto a partire? Sì, sono pronto. Sei andiamo. Pronto? Andiamo allora. Ok. E si viaggia, yeee! Andiamo alla stazione vicina, più o meno. Più o meno. Tu mettiti lì, Artyom, e tu siediti qui, Luigi. Dimenticato nulla? Hai preso l'equipaggiamento? Allora sì, andiamo. C'ho tutto. Ehi ragazzi, siete diretti a Riga? Sì. Me lo date un passaggio? Certo, ma in cambio dovrei aiutarci a tirare la leva. Non c'è problema. Andiamo allora. Ok, dai. D'accordo allora. Buona fortuna a quelli che restano a casa e anche a noi. Che Dio ce la mandi buona. Allora, sei pronto a cambiare aria finalmente? Artyom, finalmente libero! Beh, almeno finché dura il viaggio. Sarà divertente e sarà pure pericoloso. Meglio ancora, giusto? Più o meno. Più o meno, sì. Per la prima volta lasciavo la mia stazione e la sicurezza. Mi preoccupavo. Ok, allora, qual è la situazione? Allora, da dove vieni? Da Riga. Sto facendo il giro dei miei fornitori. Devi aver visto un sacco di posti, allora.
Via. Il mercato è proprio accanto a Riga ed è una stazione grande. Andavo regolarmente a Polis, ma ultimamente per arrivarci devi avere una gran fortuna. Wow. O essere membro dell'ANSA. Come mai? L'ANSA ha agganci nell'intera rete della metropolitana e controlla parecchie stazioni. Ma non vede di buon occhio i forestieri. E se non è l'ANSA a crearti problemi, devi vedertela con i rossi, gli imperialisti o i normali banditi. E ultimamente questi tizi ci stanno proprio dando dentro. Quando non combattono contro gli estranei, si scannano tra di loro. A dire il vero, non sono neppure riuscito ad arrivare fino alla stazione vera e propria. All'improvviso, sono stato Rallentate, ragazzi! Che succede, Peter? Una carovana militare è rimasta bloccata nei pressi della Alexeyevskaya. È crollato un tunnel o qualche stronzata del genere. Dovremmo usare la galleria di servizio per aggirare la Alexeyevskaya. Ah, cazzo. Io la odio, questa galleria. E beh. D'accordo, Peter. Apri la porta. Non ha senso restare bloccati qui per sempre. Perché? Cos'ha di strano? Beh, è una galleria normale, forse meno illuminata delle altre. Ci sono passato l'altro mese. Beh, non mi piace, questo è tutto. Vabbè. Non gli piace una galleria. Fate buon viaggio. Si spererebbe. Siamo al mare, dovremmo farcela senza troppi problemi. E beh. Allora, ricarichiamo la bastarda, visto che si chiama così quest'arma. Non senza un'ottica o niente. Prendendo alla comodità che col caricatore così riusciamo a contare pure quanti colpi abbiamo in canna. E che si surriscalda di tanto in tanto. No, che cacchio ho fatto? Ho messo i proiettili grado militare, quelli sono soldi. Non li devo usare per... come munizione. Ok, dagli una mano, dovremmo muoverci più in fretta qui. Tu guardaci le spalle, Artyom. Certo! Arriveremo a Riga in men che non si dica! Dobbiamo uscire da qui al più presto. Che cacchio? Quando ci sono loro, questo posto fa paura. Sono fantasmi. E poi mi fanno tanta pena. Loro? Loro chi? Non li senti piangere? Come sarebbe loro? Di cosa stai parlando? Di fantasmi. Cosa diavolo va blaterando, Boris? Boris? Boris! Ehi, cosa... cosa mi sta succedendo? Che sta succedendo? Ma che cacchio... Cos'è quella cosa? Artyom, che succede? È successo qualcosa. Artyom! Qui! Se vogliamo sopravvivere, dobbiamo eliminare questa minaccia. A qualunque costo, dobbiamo eliminarla! Ah, questo è uno di quelli che chiamano Tetri? Questi esseri strani? Con le braccia lunghe, sembra quasi alieno. Ma sicuro che non è un mutante? L'ha ucciso così. Neanche l'ha toccato. E gli hanno sparato. Il nostro personaggio ha la testa parecchio incasinata. Dimmi che non sono morti. Svegliatevi. Cosa diavolo sta succedendo? Merda! Ragazzi, per l'amor di Dio, ragazzi, svegliatevi! Boris! Boris, svegliati, Boris! Merda, è inutile! Puttana, ma che situazione? In Osalis! Ricarica, ricarica! Salvami! Merda! Merda e via! Orribile. Queste forse erano delle talpe prima e sono diventate così. Vieni, Artyom, prendi la mia doppietta. Ok, ricarichiamo, forza.
Merda. L'hanno preso, hanno preso il tizio che era addormentato lì. E la Madonna. Forza il prossimo che si vuole fare sotto. Veloci? Qualcun altro? Tu. Merda. Che solo due colpi, una doppietta fatta con i tubi e lo schifo. Veloce, fai un attimo di più. Ma ti ho colpito. Ricarica, ricarica, ricarica. Togliti dalla ciolla. Merda. Siamo caduti giù dal carrello. Però siamo ancora vivi. Madonna. Quanti ce ne sono? Che cacchio di situazione. Corri. Corri. Corri, porca trota. Ricarica pure l'arma. È vivo, vieni qui, presto. Non usare il lanciafiamme, ti prego. Dagli almeno una possibilità. Bruciate. Stacchiamogli il grugno. Minchia. Salvo per miracolo. E ho ricaricato di nuovo le cacche. Perché? Metti quelle normali. Ho bisogno di bere qualcosa. E la Madonna, ce l'abbiamo fatta per puro miracolo, mannaggia della miseria. La stazione di Riga era la prima tappa del mio viaggio, ma la carovana non avrebbe proseguito. Così, prima di separarci, brindammo alla nostra sopravvivenza. La vodka non dissipò la mia paura all'idea di proseguire fino a poi sulla sua. Ma di lì a poco sarei inaspettatamente portato in compagnia, sì. Però ragazzi, ci possiamo fermare qui. Spero che questo primo episodio della serie di Metro vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, ovviamente lasciate un mi piace e lasciate pure un simpatico commento. Vi ricordo di condividere i miei video su Facebook, Twitter e quant'altro per aiutare il canale a crescere e poterci migliorare e aumentare anche di numero. Detto questo ragazzi, da Valfer Games è tutto. Alla prossima! Yeah.